Qui Lombardia, adesso ci colleghiamo in diretta dalla sede della Regione con il nostro Paolo Fratter. I numeri sono decisamente in miglioramento. È delle ultime ore, tra l'altro, il provvedimento preso dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che stabilisce ingressi contingentati nella Galleria Vittorio Emanuele. Paolo, buonasera, dacci un po' di dati naturalmente prima di parlarci di questo provvedimento. Sì, buon pomeriggio innanzitutto Valentina. Sì, misure che sono state prese per evitare quelle scene di assembramento che hanno caratterizzato le vie del centro nel fine settimana scorso, o meglio domenica scorsa. Tra l'altro c'è stato l'incontro tra il governo e le regioni in videoconferenza. Al termine il Presidente Fontana ha rilasciato qualche dichiarazione alla stampa, confermando che si è trattato di fatto di un incontro interlocutorio e che il Governo darà qualche indicazione in più alle regioni su quali siano le sue intenzioni nella giornata di domani, sulla possibilità, ad esempio, di istituire una nuova zona rossa a livello nazionale per i giorni di festa di Natale. Fontana però ha detto due cose sono state chieste al governo: la garanzia dei ristori per le categorie che eventualmente, se questa zona rossa dovesse essere istituita, verranno maggiormente colpite, e certezza su quelli che sono i piani del governo, di modo che sia consentito ai commercianti e gli imprenditori di organizzarsi. Un'ultima considerazione, Valentina, sulla conferenza Stato-Regioni, visto che si è parlato della distribuzione del vaccino. Non appena verrà dato il via libera alla sua distribuzione, la Lombardia è la regione d'Italia che riceverà il maggior numero di dosi vaccinali non appena la campagna di vaccinazione partirà. Lo ricordiamo, la Lombardia continua a essere la regione che conta il maggior numero di contagiati e il maggior numero di decessi anche in questa seconda ondata.